L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha discusso martedì mattina l'interrogazione a risposta immediata presentata dai consiglieri regionali Paola Fioroni, prima firmataria, e Stefano Pastorelli della Lega, per conoscere dalla Giunta le prospettive ed i programmi per ulteriore rafforzamento e rilancio della società di gestione aeroportuale dell'aeroporto San Francesco d'Assisi, la SASE, e quali possono essere le possibili azioni da porre in essere per far sì che i soci possano contribuire secondo le proprie aspettanze. Illustrando l'atto in aula, Paola Fioroni ha detto che l'aeroporto dell'Umbria all'arrivo di questa amministrazione era in profonda crisi, con un traffico medio di 220.000 passeggeri e offriva solo 3 voli, Catania, Londra e Tirana. La Presidente Tesei ha risposto che i risultati raggiunti sono straordinari e che arrivano dopo 3 anni di duro lavoro, senza dimenticare che negli ultimi 2 anni SASE ha chiuso il bilancio con un utile, cosa mai verificata. Altro risultato positivo è che gli utenti dell'aeroporto hanno espresso apprezzamento medio superiore al 90%. A breve SASE dovrà presentare il piano industriale 2024-2027. Il piano sarà incentrato sui lavori di ampliamento dello scalo, che ad oggi non regge più di 500.000 passeggeri. Ascoltiamo la Presidente. Ma oggi c'è bisogno di investire per proiettare il nostro aeroporto verso obiettivi alti e futuri che servono assolutamente a questa regione. E per poter consentire tutto questo la regione già si è mossa, per cui finanzierà parte dei lavori necessari, una parte con il Fondo Sociale di Coesione, che speriamo trovi l'accordo del governo prima possibile, mentre la restante quota verrà autofinanziata da SASE, per arrivare ad un totale di ben 10 milioni di euro di intervento di investimento. Quindi questo è un argomento di grande attualità che non possiamo assolutamente non trascurare, e soltanto se questa possibilità potrà essere perseguita soltanto se tutti i soci contribuiranno per quanto di loro spettanza. Al momento, visto che la richiesta mi è stata fatta, sono pervenuti e sostengono l'aeroporto i contributi di Regione, di Sviluppo Umbria, del Comune di Bastia e della Camera di Commercio. Quindi ieri, oggi e tanto più in prospettiva di un nuovo sviluppo dell'aeroporto, i soci devono sostenere questa infrastruttura strategica, che colma per quanto possibile e nell'immediatezza un vero gap di collegamento dell'Umbria, ed è una linfa per il prodotto interno lordo, le tasse di soggiorno che comunque percepiscono i comuni e il turismo. Quindi io credo che su questo una riflessione attenta vada fatta. Concludo dicendo: noi abbiamo fatto la nostra parte, la continuiamo a fare e la faremo, perché è fondamentale per lo sviluppo della nostra regione questo aeroporto, e i numeri lo dimostrano. Naturalmente chiederemo a tutti che facciano anche la loro parte, perché è fondamentale fare squadra e credere in un progetto in cui crediamo tutti, ma per realizzarlo ci vogliono le risorse. Grazie.